Che si colleghi il mio amico Pablo e che si colleghino un po' di spettatori, e in quanto sì, sto aspettando Pablo che si colleghi per iniziare un'intervista. Anzi, mi scuso con chi si fosse collegato ieri per l'intervista con Pablo, in quanto non è stato possibile ieri, come era stato programmato, ma la faremo adesso. Ciao Pablo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Come sta la tua piccola? Sta bene, poverina si è fatta male perché qua siamo tutti dentro casa e lei giustamente sta pure lei dentro casa, ma non sta mai ferma e quindi si è fatta un po' male. E, vabbè, non le Guarda, hanno io pure messo da il piccolo. piccolo ho una cicatrice qui e avevo 20 punti dentro le labbra, perché da piccolo a 3 anni sono caduto su quei letti che c'erano una volta che diciamo, si chiudevano, sai, tipo a panino, Ah. che c'era il gancio che univa una parte Sì, all'altra, e sono riuscito nella notte a cadere sulla coperta il gancio dentro la bocca, unico nel mio genere. fantastico. No, infatti, ieri stavo dicendo un po' prima che ti ricollegassi che l'intervista con te era programmata per ieri, però non abbiamo Sì. potuto farla per problemi tecnici e quindi la facciamo adesso. Allora, io ringrazio chi si è collegato e chi si collegherà. Sì. Vorrei dire che io disabiliterò i commenti per il momento in cui faremo un po' una chiacchierata, un'intervista io e te, e per poi riabilitarli alla fine, perché poi alla fine ti farò un po' di domande e ti chiederò un po' di consigli per gli aspiranti make-up artist e così magari ci saranno delle domande e potranno chiederti quello che vogliono. Sei d'accordo? Yes, absolutely. Ok, Pablo. Allora, senti, questa intervista io ci sto pensando da qualche giorno e ho preparato un po' di domande. Inizierei dal tuo nome, perché tu ti chiami Pablo Gigante. Allora, iniziamo con un aneddoto di cui tu non sai. La prima volta che io ho parlato al telefono con te era per il progetto di Oncoestetica e io ero completamente all'oscuro di tutto il tuo mondo, della tua realtà, e quindi mi ha detto, dottor Garelli, parlerai con Gigante. Quindi io pensavo di parlare proprio con il signor Gilles Cagnier. E Povero, quindi ho sì. parlato tutto il tempo con te, convinto che tu fossi il signor Gilles Cagnier. Ecco. No, no, mi Ciao, ero fatto ciao. portare una giacca perché sentivo un po' freddo. Ecco, scusa. Eccoci. Al termine verso la fine della nostra telefonata, della prima telefonata, non so se me l'hai detto tu, perché mi hai detto quando Gilles Cagnier è venuto a mancare. Allora mi si è aperto un mondo, penso, io ho detto, ho parlato per un'ora con una persona che non c'è più. È stata Fulminare. un'esperienza particolare. Quindi se partissimo, ci sei? Sì, dal nome, perché Pablo Partiamo dal tuo Gilcagni. nome. Allora, Pablo Gilcagni, guarda, tu in realtà il tuo nome qual è? all'anagrafe sono Paolo D'Angelo, però ovviamente tutti mi hanno sempre conosciuto come solo Pablo, perché Gil, quando era in vita, appunto, siccome c'era il suo antagonista che si chiamava Pablo Manzoni, perché lui truccava, Gilles truccava per Max Factor, mentre Pablo Manzoni per Elena Rubinstein, praticamente era un po', come ti posso dire, il suo antagonista in un certo senso. Allora lui mi disse: no, è giusto che ti chiami Pablo, perché Voglio anch'io un Pablo. Esatto, mi piace questo fatto che invece di essere antagonista, questa volta invece è una persona che comunque collabora con me. E poi perché ovviamente io, laureandomi in spagnolo e avendo una nonna spagnola, perché mia nonna da parte paterna era appunto di Granada, dell'Andalusia, ovviamente parlando sempre molto spesso spagnolo a casa, mia nonna mi chiamava sempre Pablito, perché ovviamente mio nonno si chiamava Juan Pablo, e quindi ovviamente il mio bisnonno, scusami, si chiamava Juan Pablo, e quindi lei mi chiamava sempre Pablito. E quindi Gil disse: no, 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 usiamo Pablo, visto che comunque è un nome che ti appartiene e anche le caratteristiche un po', no, mediterranee. E quindi è partito da Certo. lì. Gil Cagnier l'ho utilizzato, diciamo, unendo a Pablo, proprio per non farlo dimenticare. Perché, come sai, purtroppo quando le persone muoiono, talvolta
si dimentica il nome di questa persona. E quindi io ho voluto legare il mio nome al suo proprio per portare avanti il suo di nome e quindi avere questo senso, diciamo, soprattutto di rispetto nei suoi confronti, perché lui ha dato tantissimo a me nella mia formazione e quindi dal momento che poi lui non c'era più ho cercato di portare avanti il suo nome non solo a livello di make-up e quindi di, diciamo, di divulgazione della sua filosofia di trucco, ma anche proprio come, diciamo, nome. Ecco, ecco, tu adesso hai introdotto questo argomento, quindi io direi di continuare a parlarne. Gilles Cagnier. Gilles Cagnier, tu l'hai conosciuto in un momento, è stato il tuo maestro, quindi l'hai conosciuto in un momento della tua vita professionale, della tua vita personale. Lui era una vera star, ha avuto un successo planetario, lui ha avuto successo in tutto il mondo. Esatto. E mi raccontavi che addirittura aveva un jet privato. Sì, assolutamente sì. E tu a che punto della sua carriera sei arrivato e come ci sei arrivato? Io sono arrivato ovviamente nella fase sua ultima della sua vita, perché poi, diciamo, io lo conoscevo ovviamente dagli anni 80, io sono nato nel 68, ovviamente, sai, da piccolino vedevo i programmi in televisione, ero sempre molto affascinato dall'estetica, anche perché mia mamma è stata Miss Eleganza nel 1956 e lei era un'attrice, diciamo, di fotoromanzi ed era sempre molto attenta all'estetica, ma non all'eccesso, proprio alle cose essenziali. Quindi il rito suo della toiletta di truccarsi con l'eyeliner e la bocca rossa è sempre presente nella mia memoria, il profumo della cipria Coty che utilizzava sul viso per uniformare l'incarnato, quindi era un rituale a cui io non riuscivo a, diciamo, mancare ogni volta che lei lo faceva. E quindi così, insomma, da piccolino prima lei, poi ovviamente vedendo Gilles in televisione per me era proprio l'icona, no? Era proprio il maestro con la M maiuscola. Ovviamente ho pensato di comprare ovviamente tutte e 6 le videocassette che ho tutte conservate in accademia. VHS, esatto. Poi c'erano i giornalini piccolini dove c'erano tutti i ritagli con tutte le foto sue. Quando poi e, diciamo, questo negli anni 80, quando io l'ho conosciuto nel 1993, che avevo finito appunto gli studi universitari perché mi sono laureato in spagnolo, tedesco e inglese, in lingue e letterature straniere, praticamente appena finita la mia tesi che l'ho fatta sull'Accademia delle Belle Arti Spagnole, spagnola qui a Roma, quindi l'accademia quella che si trova, sai, al Gianicolo, è un'accademia stupenda, e quindi ho studiato, diciamo, dopo aver finito la laurea, a un certo punto a mio padre dissi: guarda, adesso che ho fatto i miei studi universitari voglio fare anche qualcosa che esuli dal discorso, diciamo, solo teorico, perché voglio imparare a fare qualcosa con le mani in maniera fatta bene. Io ho sempre truccato, perché poi prima ancora di Gilles lavoravo in una compagnia di danza e quindi comunque, sai, truccavo le mie colleghe. Io andavo in scena quasi struccato, perché più che nel piacere di truccare me stesso avevo piacere nel truccare le donne e le mie compagne di danza. E quindi quando lo conobbi era diciamo, al massimo, perché comunque era già Gilles Cagnier, il visagista delle dive, poi io lo vedevo sempre in TV, tant'è che ti racconto questo piccolo aneddoto. La prima volta che entrai in accademia era di lunedì, me lo ricordo perfettamente, a fine di maggio, entrai, lo vidi e uscì dall'accademia, perché era così forte l'impatto. Poi sai, adesso ci sono i social, quindi le distanze si sono accorciate, no? Certo. Però all'epoca uno dalla televisione, poi lo vedevi per strada, era come, oddio mio, cioè, poi per me era proprio il maestro, poi adoravo il suo accento francese quando parlava, poi lui era, sai, biondo, bello, con gli occhi azzurri, sempre vestito di bianco, elegante, con giacca, il foulard al collo, insomma, quindi per me era proprio il mito. Quindi quando mi avvicinai la prima volta, presi e uscì di corsa, e c'era il mio ex fidanzato all'epoca, praticamente mi aspettava con la moto, io fuggitivo,
scappai. Poi dopo lui mi riportò di nuovo perché lui era un parrucchiere, cioè un parrucchiere Roberto che saluto ovviamente affettuosamente. E una volta che diciamo, mi ha riportato il mercoledì, Gilles entra e disse: ma ti avevo già visto lunedì o sbaglio? Io così proprio bordò. E mi tenne 2 ore a chiedermi perché io volessi truccare nella mia vita. Quindi io la volta successiva ancora il venerdì, perché si faceva lezione 3 volte a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, gli portai tutta la pila di roba che io avevo a casa, tra giornaletti, videocassette, libri che aveva scritto, articoli di giornale ritagliati, che ho tutti custoditi ovviamente nella mia accademia. E lui disse: tu nella vita non puoi fare altro che il truccatore, perché la tua passione è così grande che non puoi fare altra cosa nella vita. Ma tu in quelle 2 ore cosa gli hai risposto quando ti ha chiesto i tuoi perché? Guarda, io mi ricordo che lui mi disse, soprattutto era molto, come ti posso dire, piacevolmente colpito che un neolaureato decidesse di fare il truccatore, perché molte volte questi nostri lavori, come appunto truccatore, estetista, parrucchieri, spesso veniamo visti un po' come gli sciampisti o non so, quella che fa le cerette, la Certo, massaggiatrice, sì, vengono viene un po' associate declassato a certe volte. volte delle immagini un po' con un'accezione diciamo un po' negativa, ecco. Sì. Adesso si è molto sdoganato questo lavoro, però rispetto a prima io ti parlo sempre degli anni 90, ok? E quindi io dissi: no, per me lei è un mito, quindi io voglio seguirla, voglio insomma apprendere il più possibilmente le tecniche, imparare come lei faceva l'eyeliner su Twiggy, su Verushka, le grandi modelle degli anni 60-70, Lauren Hutton, poi lui ha truccato ecco, Grace Kelly quando si è sposata, cioè stiamo parlando veramente di... E poi grazie a lui ho avuto l'opportunità di andare a Los Angeles, dove ho vissuto 6 mesi lavorando per la Warner Bros. Television e lì ho truccato le mie grandi attrici come Jodie Foster, Heather Locklear, Jeff Goldblum, Halle Tu le hai Berry, truccate tu. eh sì, Nicole Wow! Kidman, tutte queste, sì. Quindi grazie a Gilles Cagnier che ti Sì. ha preso sotto la sua ala. Lui, esatto, lui mi portò a Los Angeles e poi ad una cena con il produttore Solomon della Warner Bros. Che lui era sposato con la famosa attrice Luciana Paluzzo, che era una James Bond girl ai tempi di James Bond, no? Quelli degli anni Certo, 70. sì, me lo ricordo. Esatto, lei che era una bellissima donna, andai in questa villa spaventosa, pensa che io poi vengo da una famiglia molto umile, non avevo neanche uno smoking e quindi Gilles mi disse: non ti preoccupare, lo affittiamo. Quindi andai a questa cena con uno smoking affittato che non era manco il mio. Adesso nell'armadio ce n'ho 10, 20, però all'epoca era così, insomma, ero veramente all'inizio. Quindi andammo a questa cena e c'era appunto presente Jodie Foster, quindi tu immagini Jodie Foster accanto, Gilles, il produttore, lei, Jeff Goldblum, e Jodie Foster si gira verso di me e dice: perché domani non mi trucchi che io ho un servizio fotografico? Io così, cioè proprio senza Oddio. la lingua tipo moquette, Gilles, certo che ti truccherà. E mi diede appuntamento in questo negozio che si chiamava Face Place. Da lì poi nasce il nome Ah. della mia accademia. Cioè siccome era troppo forte il ricordo che ho dentro di me di Los Angeles, ho voluto creare una Face Place in Italia, no? Ed era un istituto di bellezza dove si truccava, diciamo, dove era specializzato nel discorso viso. Quindi lei si fece prima questo trattamento con questo bravissimo, diciamo, lì è una figura un po' tra il medico estetico e il visagista e l'estetista, insomma. Facialist si chiama come proprio terminologia proprio da facial, che vuol dire viso, no? Questo facialist, insomma, che gli fece questo trattamento, dopo il trattamento la iniziai a truccare. Prima di truccarla, gli feci questa domanda: che tipo di trucco vuole? E lei mi guardò e mi disse: make me beautiful. E lì io ancora più nel panico, perché sai, già una che ti dice: voglio un trucco neutro, voglio un trucco intenso, deve essere fai tu cavoli tuoi. E quindi da lì, insomma, poi
sono ritornato qui in Italia. Una diva come quella probabilmente non ti dà neanche tanta confidenza, vuole il massimo e basta, credo. Non si mette, guarda, è di una umiltà unica, al contrario di tante attrici italiane che ho conosciuto, che assolutamente è veramente una persona, proprio si presenta con un jeans e una t-shirt bianca, quindi veramente molto, molto semplice, senza tante pretese. Lei mi disse tipo make me beautiful, nel senso fai tu, mi fido di te. Ecco, questo era un po' il significato di questo, okay. Make me beautiful. Ma quindi diciamo che Gilles Cagnet ti ha preso sotto la sua ala, non penso che lo facesse con tutti i suoi allievi, di portarli in giro per il mondo a Hollywood. No. No, nel senso che lui, soprattutto di me, apprezzava il fatto che io rimanevo... Molti assistenti tendono sempre a prevalicarti, no? E ne ho avuti anche io nella mia vita, insomma, di persone che poi, fin quando tu gli stai insegnando, va tutto bene, quando poi hanno appreso, è il momento che ti danno il calcetto, no? Ma io, sinceramente, sono sempre andato avanti per la mia strada, quindi continuo tuttora, sono 27 anni che lavoro, ho visto tante stelle nascere e tante cadere in basso e dimenticate nell'oblio, quindi insomma bisogna anche credere nel proprio lavoro. Io non mi ritengo una persona semplice, come ti ho detto prima, magari quando ci siamo sentiti, sono una persona molto determinata, che ho gli obiettivi molto precisi nella mia mente. Ovviamente ho sempre rispettato tutti e non ho mai prevaricato nessuno, perché è una cosa che non sopporto. E quindi ecco, Gilles aveva visto in me soprattutto quella persona di fiducia, un po' come il rapporto io con Fernando. Fernando, tra i miei assistenti, è colui proprio che, diciamo, ha il massimo rispetto nei miei confronti, nonostante sono 6 anni che lavora per me. Diciamo, lui è un po' il Pablo che poteva esserci con Gilles, insomma, quindi questo è il rapporto di grande stima, e soprattutto io non gli ho mai chiesto nulla, cioè lui non mi ha, Gilles non mi ha mai regalato un pennello, non mi ha mai regalato un trucco, ho comprato la mia borsa trucco, i miei pennelli, all'epoca penso la scuola costava 10 milioni, che nel 93 era veramente tanto. Erano tantissimi. Esatto. Senti, ma lui, se concludiamo un attimo questo argomento proprio su Gilles Cagnet. Secondo te, una persona che ha avuto tutto questo successo, lui l'ha creato lui il marchio, o il suo marchio ovviamente, con il suo nome? Ma lui ha lavorato per Max Factor, per Estée Lauder, per Clinique, ha creato tantissimi brand di make-up prima di creare il suo. Ah, ecco, ma le sue caratteristiche principali, cioè lui a quali valori rispondeva? Guarda, era molto rigido, una persona di grande simpatia nel privato, però sul lavoro non guardava in faccia a nessuno, nel senso era uno di quelli che dovevi portare a casa il lavoro, tipo io mi ricordo delle giornate infinite accanto a lui, adesso gli assistenti si lamentano per un'ora in più di lavoro, cioè io lavoravo fino alle 3 di notte, perché i servizi fotografici, non c'era il digitale, non c'era il computer, non c'era il Photoshop, noi facevamo la Polaroid, poi ti facevi il segno della croce e dicevi speriamo che tutto andrà bene, e la fotografa o il fotografo fotografava, quindi noi abbiamo lavorato veramente fino alle 3, alle 4 di notte, cambiando i look, stampando le prime foto e guardando i negativi, quindi insomma veramente niente a che vedere con il lavoro di oggi, insomma, assolutamente. Anche se oggi tu comunque, io ti conosco lavorativamente parlando, sei una macchina da guerra, lavori in continuazione tantissimo e molto bene, esprimi una grande professionalità. Grazie. Credo anche un grande talento, ma io non posso dirtelo perché non sono esperto, però i lavori che vedo che fai mi sembrano lavori proprio da artista. E se parlassimo di te, se ci fosse una domanda che ti ha accompagnato, che ti accompagna, che ti ha aiutato a avere successo, perché tu, insomma, quello che sei oggi, si può dire che tu hai avuto un discreto successo, sei un make-up artist conosciuto, sei art director di un marchio internazionale, sei un maestro che ispira tantissimi allievi. Qual è la tua domanda? La mia domanda rispetto al mio lavoro, intendi? In generale, noi, per mia esperienza, l'esperienza sulla comunicazione, ognuno di noi ha delle domande che si pone e che ci aiutano a prendere delle decisioni. Quindi quando mi trovo di fronte a un problema o a un bivio, mi faccio una domanda e poi prendo la decisione, che può essere giusta o sbagliata per me. Per chi ha avuto successo, tendenzialmente la domanda dovrebbe essere giusta. Sì, nel senso, io mi sono sempre chiesto cosa potevo fare
di meglio rispetto a quello che sapevo fare, nel senso non mi sono mai fermato, ho sempre guardato anche gli altri, non mi sono mai, diciamo, li guardavo con ammirazione, alcuni magari non mi possono piacere i lavori, però insomma non li ho mai criticati e non ho mai detto ah, quello mi fa schifo, ecco, non l'ho mai detta come cosa. Mi sono sempre chiesto cosa posso fare per migliorarmi e quindi lo studio tantissimo, perché credo che il talento non basti. E il talento è qualcosa, come ti posso dire, è come se fosse un diamante grezzo, no? Il talento. Poi ci deve essere comunque il cesellatore che va lì a dargli il taglio giusto. E quindi io ho sempre cercato di criticarmi tantissimo, di mettermi sempre sulla graticola, perché Gilles lo faceva, era uno che ti metteva in continuazione sempre alla prova. E quindi questo è stato sempre un po' il mio principio nel lavoro, di come posso migliorarmi, ma soprattutto come perfezionarmi, ma non tanto dal punto di vista di manualità, ma proprio di cultura personale, perché secondo me la cultura ti dà quella cosa in più che fa rendere un truccatore diverso dall'altro, perché tu puoi essere bravissimo ma non lo sai comunicare e quindi rimani là, no, come un oggetto bello da guardare, ma nessuno, diciamo, non hai seguito. Il seguito, sempre te lo dico col massimo dell'umiltà che io ho avuto, è proprio perché io ho cercato sempre di rendere semplici concetti difficili, e quindi il mio lavoro è stato sempre quello di trasmettere agli altri quella che è la mia passione. Ok, ma tu quando eri piccolo l'avresti immaginato poi di arrivare dove sei arrivato con la tua carriera? Ci sì, pensavi? Nel senso che sono sempre stato da piccolo, io mi vedevo, come ti ripeto, nasco in una famiglia molto normale, insomma, nessun agio, mio padre era un insegnante di lettere sordomuti, mia madre è casalinga, mi hanno trasmesso dei grandi valori. Quelli soprattutto della serietà, della professionalità, specie mio padre. Mia madre, diciamo, più la parte quella estrosa, artistica, e anche mia sorella, a cui voglio un bene dell'anima, perché è stata lei la mia prima modella, quindi tutte le mie prime prove le ho fatte su di lei. Quindi è sempre stato questo un po' il mio, diciamo, leitmotiv, ecco, se vogliamo chiamarlo così. Ok, e quindi tu sognavi questo, da piccolo già lo sapevi che volevi fare questo? Sì, perché ho sempre truccato, sempre. Certo, non sapevo magari come avrei potuto fare, cioè quali erano i canali per poterlo fare, però mio padre me lo diceva sempre, che io ero, diciamo, portato per questo tipo di lavoro. Lui non voleva, perché ovviamente, come tutti gli insegnanti, sai, avrebbe preferito forse, che poi purtroppo lui è morto dopo 15 giorni che io mi sono iscritto alla scuola di trucco, quindi diciamo non ho avuto la sua figura vicino a me, ma ho avuto quella di Gilles, che è stato un grande maestro di arte e di vita. Però da piccolo sì, ho sempre pensato di vivere in un mondo, diciamo, fatto di bellezza, ecco, questo sì. Poi magari non so quali potevano essere gli strumenti per accedervi, però questo era il mio intento da piccolo. Ok, interessante. Ma allora io avrei una domanda per te. Yes. Ovvero vorrei sapere, una persona come te che ha fatto questa carriera, quindi abbastanza da solo, perché se poi a un certo punto hai perso tuo padre abbastanza presto, quindi ti sei Sì. dovuto trovare delle figure da seguire. Nei momenti bui, nei momenti quelli di incertezza che abbiamo tutti in qualsiasi tipo di percorso, qual è la figura a cui ti appoggiavi, un ideale, un'idea, una Guarda, speranza? sicuramente mia madre mi ha aiutato molto, però ti racconto questo piccolo aneddoto. Prima che Gilles morisse nel 2003, praticamente lui è morto il 23 gennaio del 2003, io nel 2002 ho avuto dei problemi di salute e lì mi sono reso conto che nella vita veramente uno è solo, perché ero veramente osannato, soprattutto all'epoca ero, sai, proprio il the first face maker di Gilles Cagnet, quindi proprio. Quando sono stato appunto isolato per un mese da solo, nessuno è venuto mai a trovarmi, dei miei colleghi, di tutti i miei followers e via dicendo. Quindi lì ho imparato che nella vita effettivamente si nasce da soli e si muore sicuramente soli. Poi
questo mi ha insegnato anche ad amare il prossimo, perché ovviamente poi ho avuto la fortuna di avere Claudio accanto a me, che è mio marito, insomma, e che veramente a lui devo gran parte soprattutto degli ultimi anni di successo, soprattutto da quando abbiamo aperto l'Accademia. Se non ci fosse lui, sicuramente io potrei fare la metà di quello che faccio. E quindi lui mi ha veramente supportato in tutto. Però ecco, ti posso dire che alla fine siamo da soli e quell'esperienza mi ha un po' cambiato il carattere, perché prima forse era un pochino più solare, un po' più. Infatti, molti miei clienti magari mi dicono: guarda, però ogni tanto faccelo un sorriso, no? Ma non perché io non lo faccio, ma perché sono così tanto concentrato nel mio lavoro che alla fine diciamo, mi rabbuio. Ma non è un rabbuiare in senso negativo, è una forma di concentrazione sul mio lavoro, proprio perché do molto valore al mio lavoro, ecco. A tal proposito, qual è un valore a cui non puoi prescindere assolutamente? Ma secondo me la serietà professionale nel campo lavorativo, l'etica è fondamentale. Non sono mai sceso a nessun compromesso, non ho mai approfittato della Digil, ma anche di altre persone che magari personaggi famosi. Io non sono mai stato il personal makeup artist di nessuno, proprio perché non amo questo rapporto di sudditanza. Ho sempre cercato di lavorare per me stesso, nel senso, volevo essere libero, ecco. La libertà credo che forse sia uno dei valori più importanti nella vita, cioè svegliarsi la mattina e decidere quello che uno vuole fare e non che ci sia qualcuno che ti chieda di fare qualcosa. Cosa ti piace di più di te? A livello caratteriale, dici? A livello caratteriale, forse la determinazione. La determinazione, forse sì, è uno dei, diciamo, degli elementi. Però ne ho anche tanti negativi. Sono, diciamo, molto, come ti posso dire, non permaloso, però insomma sono puntiglioso, ecco. Nel senso, se qualcuno mi fa qualcosa, ok, sì, però già incomincio a tenerlo un po' più a distanza. Forse, ecco, questo è una cosa. E che magari, ecco, sorrido un po' poco. Infatti Claudio spesso me lo dice: guarda che si sta affacciando anche il mio cagnolino. E anche Brush. grazie a loro, Brush, sì, che è la mia preferita, e anche grazie a loro che ho cambiato il mio carattere in meglio. E se fossi il tuo miglior amico, che consiglio ti daresti? Ma forse di essere un po' meno preciso, cioè di lasciarmi andare un pochino di più. Tante volte sono un po' troppo abbottonato e quindi magari nel lavoro ogni tanto bisognerebbe anche un po' dire: ma sì, io da Claudio l'ho imparato questo, no? Io sono di quelli che le cose le vorrei che fossero fatte ieri. Lui invece mi dice sempre: ci pensiamo domani. Ci pensiamo domani, sì, come Rossella Oara in via Esatto, Colmetto. esatto. Senti, allora adesso ti voglio chiedere qual è il senso della vita per te, per Pablo? Bene, abbiamo parlato, no, durante questa conversazione. In questo momento di quarantena, forse lo possiamo, diciamo, focalizzare su questo momento. Mi sono molto interrogato su questo, al di là della nostra intervista, che sapevo che si verteva al tema del senso della vita, ma me lo sono sempre chiesto il senso della vita. In questo momento, diciamo, ho imparato innanzitutto che le cose che forse non riuscivo a fare, adesso ho imparato a farle. Ad esempio, diciamo, tutto ciò che riguarda l'informatica, sono sempre stato molto contrario all'uso dei social in maniera così esagerata, no? Mettersi troppo in vetrina. E invece questo, che per me forse era un limite, l'ho migliorato. Il fatto di apprezzare e le cose più semplici, no? E quindi magari dover comunque, ecco, affrontare la giornata, ecco, questo non ero abituato. Io ho sempre programmato, oddio, domani faccio questo. Questi giorni invece mi hanno aiutato invece a pensare: cosa posso fare oggi? Pensiamo solo a quello che facciamo oggi, domani vediamo. E quindi questa è una cosa che ho imparato in questi giorni di quarantena. Altre cose che ho imparato, ad esempio, a gestire, per esempio, anche le cose del frigorifero, no? Perché tu
normalmente, no, se ti manca qualcosa prendi, esci, e quindi, no, per dire, sembra una cosa stupida, però anche questo è importante, no? Razionalizzare un po' il frigorifero, evitare gli sprechi. Magari prima, qualche volta, magari detto, vabbè, sì, adesso è andato a male, buttiamolo, adesso ci faccio molto più caso, ecco. Certo. Qualcosa a cui non potresti fare a meno? A parte tuo marito. Bah, sicuramente anche i cani, come cosa non potrei vivere adesso senza i miei cagnolini. Ovviamente il lavoro per me comunque conta tantissimo. Infatti ho avuto la fortuna di trovare un uomo accanto che ha apprezzato, diciamo, soprattutto questo fatto, perché sai, le altre relazioni che ho avuto, sono andate male anche perché io davo troppa importanza al lavoro e meno alla persona. Ho avuto la fortuna di trovare un uomo vicino che ha saputo valorizzare il mio lavoro, e accanto a me è protagonista anche lui, perché comunque in accademia puoi chiederlo a tutte le corsiste, ma poi l'hai conosciuto, è molto amato quanto lo sono io dal punto di vista artistico, lui dal punto di vista umano. Sì, certo, anch'io lo conosco, l'ho apprezzato molto in tutti e due i contesti. Allora, io riabilito i commenti perché Sì? in questo momento ti farei qualche domanda che può essere qualche suggerimento per chi ti segue, per i tuoi allievi, per tutti quelli che vorrebbero prendere spunto da te e dalla tua carriera. Allora, io c'è una domanda che mi sono posto riguardo al tuo lavoro, perché per me tu sei proprio un artista. E un artista deve avere un talento, tendenzialmente. Poi si può imparare, si può fare tanta pratica e si può Sì. apprendere a fare tutto, impegnandosi e lavorando e studiando. Però, diciamo, come si fa a capire se si hanno delle doti innate per quanto riguarda il tuo mestiere, il lavoro del make-up artist? È un fuoco che uno ha dentro, cioè è come i cantanti che non potrebbero non fare altro nella vita che cantare. Poi c'è chi nasce con una dote maggiore e chi durante il suo percorso di formazione riesce a creare il timbro giusto, della sua voce, no? Mi viene in mente, ecco, un paragone come con un cantante parlando di artisti. Cioè, nella vita io penso che non potrei non fare altro che truccare, cioè proprio è un'esigenza, cioè mi manca proprio, in questi giorni non ne parliamo, no? Nel senso che cerco di insegnare tramite i social, no? Tra Google, Meet, Skype e Ok. tutti i vari Quindi mezzi, è però. un'esigenza vera e propria quella che devi Esatto, però esprimere la tua arte. ritornando a prima, secondo me competenza e conoscenza vanno di pari passo. Cioè, se io non conosco, non posso lavorare. Cioè, se io non so come si trucca un viso, sì, posso provarci, ma sbaglierò e poi sugli errori magari dovrò cercare di migliorare. Se io invece già ho una conoscenza e so come è fatto quel viso, già ho degli indizi per cui dire ok, allora non so, l'occhio lo trucco in questo modo piuttosto che nell'altro. Quindi conoscenza e competenza sono quello che fa un vero professionista. Ok, chi vuole fare il make-up artist, quali sono gli errori da evitare? All'inizio proprio, perché chi parte col piede giusto è a metà È già un dell'opera. po' strada, sì. Parte con il piede sbagliato e fa degli errori, magari rischia di bruciarsi. Allora, innanzitutto pensare che il talento non basta, ci vuole anche la tecnica, quindi devono imparare una tecnica. Per imparare una tecnica bisogna iscriversi in una scuola che sia valida, che rispecchi la sua tipologia di formazione che vuole, perché il trucco è vastissimo. Esistono truccatori beauty, moda, televisivi, cinematografici, gli effettisti speciali, quindi non tutto il trucco è uguale, ok? Quindi innanzitutto capire qual è la propria, diciamo, attitudine. È logico che io ovviamente devo dare ai miei corsisti tutta la preparazione, no? Però io parto sempre da quelle che sono le regole del chiaroscuro, cioè la tecnica base. Dopo aver imparato quella, a quel punto poi uno magari si specializza. Però anche lì,
Io molte volte lo dico, cioè ai miei corsisti, io dico, guarda, io sono un visagista che insegna soprattutto il trucco beauty, moda, televisivo, non faccio cinema, perché per fare il cinema bisogna avere delle competenze diverse. Ovviamente nella mia accademia ho chi insegna il trucco cinematografico, ma non sarò io ad insegnarlo, perché non l'ho mai vissuto, non l'ho mai sentito, è un tipo di trucco che non rientra nelle mie corde, non dico che non è bello, però non rientra nelle mie corde, quindi anche lì scegliere la scuola che più si avvicina a quella che è la propria, diciamo, la propria Come si fa a capire poi? esigenza. Beh, Come si fa a capire per cosa sei guarda, portato? essere effettisti vuol dire un po' essere come degli scultori perché si lavorano proprio con le mani, le paste, si fanno i calchi sul viso, diciamo chi vuole avvicinarsi a questo lavoro dovrebbe informarsi prima, no? Quindi io vado magari, ecco, adesso appunto, una volta noi andavamo sulle pagine gialle, no? Perché prima c'erano le pagine gialle per cercare le scuole di trucco e poi si telefonava, si chiedeva il programma che c'era, no? Nella scuola, quello che si trattava. Adesso è tutto più semplice, attraverso il web le informazioni sono molto più accessibili tra di loro, ecco. Ok, fantastico. Quindi allora da Vitale abbiamo detto un consiglio è impegnarsi, scegliere la propria strada, studiare ed applicarsi. Esatto, subito dopo viene quello che io chiamo l'apprendistato. Io sono un po' di vecchia scuola. L'apprendistato è fondamentale perché una volta che tu hai finito la scuola, io consiglio sempre di fare dell'apprendistato, quindi di continuare a fare la pratica. Io infatti ho un gruppo con tutti i miei corsisti che invito puntualmente tutti gli anni a tutti gli eventi che io faccio. Cioè, non è che è solo nel periodo dell'anno che loro fanno questi, io li chiamo stage formativi. Cioè, prendo la persona e la porto sul campo di battaglia, adesso te la devi sbrigare te. Ok? Quindi io ti ho dato tutti gli strumenti, adesso devi essere tu capace a truccare la modella da sola. Poi io ci sono sempre perché faccio da supervisore, però non è che gliela trucco io al posto suo, ecco. E quindi, diciamo, tutti questi stage di formazione io li faccio fare anche a quelli che hanno già finito l'accademia e loro, per loro è molto importante perché ovviamente è sempre un mettersi alla prova. E quanto ci vuole per diventare un makeup artist? Nel senso, un bravo make-up artist, per carità, ci sono i talenti innati, sicuramente ci sono Ma allora, persone scusa, che. facciamo un esempio proprio assurdo, così prendiamo tutto. Saluto Daniela, che è una mia ex allieva. Sì, la vedo, Daniela. lei ci segue sempre, la saluto anch'io, Sì, non è sì. la prima volta che la vedo collegata. Sì. Allora, prendiamo un esempio assurdo. Metti, io domani voglio iniziare a fare il make-up artist. Ti dico, guarda Pablo, mi piace proprio truccare, ti ho visto lavorare, mi piace, lo voglio fare pure Sì. io. Come faccio a capire se è la mia strada? Come faccio poi, quanti anni devo studiare per poi diventare un make-up artist, proprio non truccare la sposa Guarda, nel quartiere di casa mia, ma make-up esatto, artist. cioè nel senso il talento ce lo devi avere te, quindi io non è che ti posso insegnare il tuo talento, quello ce l'hai tu e basta. Quindi insomma, io posso trasformare il talento in una tecnica, ti posso dare tutti gli strumenti necessari per diventare un make-up artist. Ovviamente ci vuole un anno di studio, più o meno, ecco, Fabio D'Inizio è anche un altro mio, diciamo, studente. Con lui, per esempio, ecco, è uno, ti faccio l'esempio suo, di Fabio, è uno gran talento. Vedevo i suoi lavori, qualche volta gli mettevo i like, qualche volta no. Poi a un certo punto lui mi ha detto: ma come mai su questo trucco non mi metti like? Detto, perché non è corretto. Quindi gli spiegavo e lui si metteva lì, lo rifaceva fino a quando usciva perfetto. Ecco, questo è l'atteggiamento corretto. Poi ha fatto con me delle lezioni individuali dove abbiamo proprio lavorato su quelli che potevano essere le sue capacità. Ecco, quindi ti faccio l'esempio perché adesso è uscito fuori Fabio tra i follower che ci stanno seguendo adesso. E quindi ecco, per me è questo, essere caparbi. Ho sbagliato, ok, lo rifaccio. E invece a me mi dà fastidio, per esempio, quando molti allievi dicono, ma vabbè, tu fammi vedere, ma se io ti faccio vedere come si fa. Sì, è vero, sarà un occhio perfetto, l'altro magari non sei capace a farlo. Tu fallo da solo e io ti correggo e ti faccio capire dove hai sbagliato. Ok? Quindi questo è l'atteggiamento. Se il copiare per carità serve perché
anche nell'arte, no? All'inizio si fa, quindi soprattutto le prime lezioni faccio vedere come si fa, passo passo, no? Però poi alla fine lo devi fare te, se non sbagli non riuscirai mai a capire dov'è l'errore. Se tu copi sarà un copiare per sempre, invece deve essere una cosa che viene fuori da se stessi, ecco. Sì, infatti mo, mi aggancio a una cosa che hai detto prima, perché è una cosa che anche mi coinvolge personalmente, perché tante volte, per esempio, dicono che gli attori sono veramente bravi perché quando li vedi recitare, pensi, ah vabbè, questo è facile, lo posso fare anche io. Lì vuol dire che quello è bravo, perché te lo fa sembrare facile, no? Ma Esatto, in realtà poi non è così. non E lo lo è. stesso è sul lavoro. Quando magari lavori con qualcuno che capisce qualcosa di quello che fai e pensa che ha capito tutto, e poi magari inizia a scopiazzare, a dire che è tutta farina del suo sacco e a comportarsi in maniera che poi è peggio per se stesso, perché io quello che so fare io lo so fare io e un altro non lo sa fare come lo faccio io. Poi magari se mi segue e ci mette del suo, poi col tempo può diventare pure meglio di me, però devi fare tutto il Esatto. percorso, giusto? Ma ho avuto veramente anche tanti allievi che sono diventati adesso comunque bravissimi, che truccano per famosissimi brand italiani, esteri e via dicendo, che hanno aperto delle accademie di trucco. Quindi, cioè, io quando vedo un allievo che, come si dice, supera il maestro, ma io sono ben contento, vuol dire che ho lavorato bene. Saluto anche Emanuele, che è il mio insegnante di Pilates di Palermo, quando vado a Palermo, e poi c'è. Ah, è nato il figlio di Silvia Cataldi, della Sì. nostra Miss. È nato il figlio di una Miss Mondo Italia, Silvia, che saluto. E saluto anche Ciao Silvia. Stefano Di Luca, che è un bravissimo fotografo che ho conosciuto al Cosmoprof, uno di quei pochi fotografi che sa fotografare il trucco in maniera fedele, cosa che è molto difficile. Tu sai quanto sono rognoso anche, no, nei video quando abbiamo girato i nostri tutorial. Sì, E quindi beh, ecco, anche quella è un talento, quello della fotografia, non è da sì, poco. assolutamente sì. E quindi tornando a noi, alla domanda che mi avevi fatto, bisogna proprio impegnarsi tantissimo, proprio per far sembrare la cosa semplice, che semplice non è. Sì, sono d'accordo. Senti, ma per chiudere ti voglio chiedere che significa essere. Ecco, questa è una cosa che tu fai sembrare semplicissima. Che probabilmente non lo è così tanto semplice, essere art director di un brand internazionale. Una grossa responsabilità, credimi, nel senso che creare delle linee che speri che poi vadano bene, perché poi sai, non è detto che il tuo gusto personale possa intercettare il gusto di tante persone, no? Il famoso essere popolari, nel senso buono del termine, vuol dire intercettare il gusto di molte persone. Sicuramente la linea di make-up che ho creato fino adesso è una linea che si è rivolta soprattutto a un pubblico dai 30 in poi. Poi grazie adesso, e devo dire veramente grazie anche a Amanda Baldan, che è la figlia di Antonio Baldan, la linea adesso sta intercettando anche i gusti delle ragazze molto più giovani, perché ovviamente lei è giovanissima, mi presenta quelle che sono le sue esigenze, quindi anche questo per me è importante e mi fa sentire molto vicino ai giovani. Quindi questo, diciamo, è un po' un'iniezione di energia, soprattutto per chi è un art director, insomma, ha i capelli grigi, come puoi vedere. Sì, beh, ma perché oggi siamo un po' tutti quanti art director, grazie a Instagram. Ah, sì. Queste piattaforme sono bellissime perché ci danno la possibilità di fare una cosa come questa, che 10 anni fa, in una quarantena, non ci si poteva vedere. C'erano le prime videochiamate, ma era una Infatti, schifezza. diciamo, pensa se avevamo il coronavirus ai tempi del Nokia, il Esatto. telefonino quello di Matrix, che io avevo quello. Quindi sono bellissimi strumenti, però purtroppo ecco, arriva nel mio settore arriva X, sono nessuno, proprio scritto in fronte sono nessuno, e ti dice e ti parla di interventi di chirurgia plastica, di medicina estetica, poi magari Uguale nel trucco, è stessa e cosa, nel trucco uguale. appunto sono andati tutti quanti un po' art director, sanno di trucchi, di make-up, Sì, di filtri a preparazione, go-go, di cosmetici. Photoshop a go-go, luci sparatissime, insomma, e quindi tutto sembra bello, no?
ma non Sì, è così. infatti. E quindi bisogna saperla trasmettere questa professionalità. Ma io penso che il segreto del tuo successo sia proprio questa semplicità con cui spieghi le cose e il fatto che tu ti concedi tantissimo agli altri e lo fai con grande spontaneità e con altruismo. E non sembra che chiedi niente in cambio, quindi questo credo che sia proprio un valore che io ti riconosco, che Beh, riconosco la agli cosa altri. che chiedo in cambio è sicuramente il rispetto e la stima della persona, perché se a me cade il rispetto e la stima, per me sei tagliato fuori. Ecco, su questo sono molto rigido, nel senso, do tantissimo, ma pretendo tanto in termini di rispetto. Cioè, nel senso, se tu sei allievo, sei un allievo e io sono il docente, quindi sono un po' all'antica su questo. Poi ovviamente l'interazione è sicuramente, cerco sempre ovviamente di entrare nelle corde delle persone, però pretendo anche moltissimo rispetto. Molte volte conta che io e Claudio abbiamo mandato via anche delle persone perché erano degli elementi di disturbo all'interno dell'Accademia, perché io non voglio perdere il mio tempo, le mie energie, anche se tu mi paghi, non è detto che la tua presenza, che è elemento di disturbo all'interno di un gruppo classe, per me sei fuori, quindi per me vai fuori. Cioè non, su Beh, questo sì. sono molto rigido. Beh, sì, è una classe di formazione così anche io l'ho assistito, quindi c'è molta intimità. Quindi se c'è qualcuno che crea malumore, poi magari rovina anche la lezione degli altri. Sì, Sì, no, sono per me viene d'accordissimo. allontanato. Va bene, Pablo, io vedo che ti hanno fatto i complimenti, ti mandano cuoricini, Grazie. baci e abbracci. Non ci sono domande, Grazie. quindi nessuno ha fatto domande, anche perché non c'erano spiegazioni tecniche, però. Tu sei presente molto sui social, quindi se c'è qualcuno che vuole chiederti qualcosa, che vuole fare una tua carriera, vuole seguire le tue orme, sono sicuro che tu sei disponibile per dare qualche dritta. Ecco, Assolutamente sì. arrivata anche alla fine Alebella, che è mia madre, che ti La saluta. mamma, che Va bene, ringrazio, Pablo. che è stata anche mia modella in Accademia. Hai Sì, che poi il suo video ha avuto un sacco di visualizzazioni, già è famosa, mi hai fatto famoso. visto? Va bene, senti, vuoi lasciarci con un monito, qualcosa? Io ti ho chiesto una domanda che ti ha accompagnato, ma ce l'hai una frase che ti ha accompagnato in tutti questi anni, che ti ha aiutato a fare carriera, un consiglio che hai ricevuto da qualcuno? Sì, guarda, Gilles mi disse: nel momento in cui non vorrai, perderai la voglia di truccare, chiedimelo. Io quella volta, proprio perché stavo male, ti ricordi, era nel 2002, vidi Gilles a dicembre del 2003, gli stavo facendo quella domanda e avevo perso un po' tutta non l'amore verso il trucco, però ero dispiaciuto di questo fatto, no? Che fossi rimasto solo nel momento del bisogno, e gliela stavo facendo, poi dopo non gliel'ho più fatta. E poi alla fine mi sono sempre chiesto, chissà Gil cosa mi avrebbe risposto, e lui sicuramente credo che mi avrebbe risposto: non rinunciare mai ai tuoi sogni e non permettere mai a nessuno di rubare i tuoi sogni. E quindi questo è, mi sento di dirlo a tutti quanti. Quindi magari se uno ha un diniego o un qualcosa di negativo, di non fermarsi al primo ostacolo, ma di continuare sempre avanti nella sua strada e di portare avanti assolutamente questo suo sogno, ecco. Va bene, grazie Pablo. Grazie a E qui te. c'è una domanda che dice: come hai fatto a mantenere il tuo stile in un modo tanto aggressivo? Ma perché ti ho detto? Perché forse sono così tanto concentrato sul mio lavoro, su quello che io voglio fare, che non mi sono mai lasciato intaccare da. Cioè, come ti posso dire, sono puro su questo. Non voglio mettermi su un piedistallo, però forse uno dei miei valori positivi del mio carattere è proprio quello, cioè credere in me stesso. Cioè, non ho mai permesso a nessuno di intaccare il mio modo di lavorare, di sviarmi da quello che è il mio obiettivo, ecco. E quindi per me il trucco è eleganza, e se magari ci possono essere dei momenti in cui il trucco può essere non elegante, io continuerò a farlo tale, perché per me è la mia filosofia di vita, ecco. Ho sempre creduto in un credo, appunto, in una filosofia che era quella del mio maestro e che porto avanti.
Va bene, complimenti, la fase bella di sempre, è arrivata anche Erika De Matteis, con cui abbiamo già lavorato. Sì, un vaso. Ho seguito anche la sua intervista attentamente l'altro giorno. Va bene, allora io ti ringrazio Pablo, è stato un piacere, ringrazio Io tutti quanti quelli ringrazio. che ci hanno seguito e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per un Esatto, io episodio ti insieme. ringrazio soprattutto in questo periodo perché mi hai aiutato tantissimo nel mio lavoro ed è una cosa che non dimenticherò mai e quindi ti ringrazio veramente tanto per avermi dato una mano a portare avanti le mie lezioni in questo momento di quarantena. Figurati, figurati, l'ho fatto volentieri, l'abbiamo fatto tutti volentieri. E anche un saluto ad Alessandro che è stato bravissimo a mettere online i video che abbiamo girato. Va bene, sì, ti ringrazio. Lui Facebook non lo usa tanto, perciò non ti ha risposto, perché lui ha 25 anni, Facebook lo vedono come una cosa un po' Lo so, sì, datata. è per i vecchi, sì, lo so. Però su Instagram lo trovi. Va bene, grazie ancora. Buona Un serata. abbraccio, grazie. Ciao.